Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Riprendiamo un discorso che abbiamo interrotto volutamente nel mese di dicembre, allora quando con il mio ospite, che sarebbe il professor Mario Strati, che insegna, anzi ha insegnato lingua e letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Messina, abbiamo deciso che avremmo dovuto dedicare del tempo, una puntata per volta, ai massimi esponenti della letteratura contemporanea, moderna, però del Novecento, che hanno caratterizzato la Calabria. Ma l'abbiamo posto soltanto in questi termini perché riteniamo sia più opportuno, a mente serena, capire che cosa di bello hanno prodotto questi grandi che si sono inseriti nel contesto letterario nazionale e a volte anche europeo, qual è stato il loro filone letterario, anche perché se dovessimo andare su contemporanei rischieremmo di vedere le cose non evidente, diciamo, sotto un'ottica critica, ma di tanto in tanto saremmo anche tentati di vedere nello scrittore l'amico, e quindi gli aggettivi verrebbero ad essere posti non sotto una forma di obiettività o di scientificità come questi incontri che noi andremo a proporre in questi mesi, si pongono come punto di riferimento non soltanto a riscoprire i grandi della letteratura di casa nostra, ma nello stesso tempo esprimere giudizi scientifici, critici, da addetti ai lavori, e questo credo che sia il massimo che una televisione può proporsi. Noi oggi affronteremo, perché abbiamo interrotto quel nostro dialogo, perché era il 2016, il 60° anniversario della morte di Corrado Alvaro, e con il professor Strati abbiamo in parte affrontato la tematica Alvaro, ma nello stesso tempo anche come emittente televisiva abbiamo visto Alvaro nel cinema e come lui ha posto alcune sceneggiature e da parte dei critici come sono stati accolti attraverso la voce del direttore della cinematografia in Calabria, che era il professor Giovanni Scarfone. Ecco, ora iniziamo questo altro tipo di discorso. E siamo partiti, come il titolo di questo incontro, abbiamo voluto, anzi dalla regia hanno voluto intitolare, il realismo magico in Corrado Alvaro. Ma perché abbiamo scritto realismo magico? Perché il termine spetta a Massimo Bontempelli, come paternità e la teorizzazione di questo termine, di questa strada di realismo magico, ma anche perché Alvaro collabora con Bontempelli. E allora riusciamo a capire che cosa viene ad essere inteso con questi termini, e che poi era una delle riviste più importanti del Novecento. Alla
quale hanno anche collaborato anche scrittori di casa nostra, mi riferisco Raul Maria De Angelis, Domenico Zappone, Antonio Altomonte. Mario, cerchiamo di risollevare le sorti di questa nostra realtà territoriale, cercando di volare non alto, ma l'altezza anche commisurata alle nostre forze. Mi pare che sia anche un qualcosa che ci spinge ad essere, diciamo, di lanciare un sassolino, perché chi guarda la letteratura calabrese, e come noi calabresi dobbiamo saperci appropriare. Io ti ringrazio per aver voluto accettare questo nostro invito, nell'intento di poter fare cosa gradita a chi ci ascolta da casa. Bene, speriamo di fare cosa gradita a chi ci ascolta. Intanto io desidero fare una premessa e leggo. In data 30 dicembre 1897, Giosuè Carducci, rispondendo al direttore del Museo del Risorgimento di Milano, Enrico Guastalla, che lo voleva convincere a commemorare il cinquantenario delle Cinque Giornate, scriveva: sono 35 anni e oltre che faccio lezioni 3 o 5 ore per settimana e, affranto ormai da questo esercizio, solo l'idea di avere a parlare a un pubblico più numeroso, più vario e nuovo, mi turba pensiero e nervi. Sento di non avere nessuna delle qualità di, come si dice, conferenziere. Sono troppo professore, scrittor pensato e punto eloquente. Ora, nelle poche conferenze o dicerie che fui trascinato a fare, sentivo che il primo ad annoiarmi ero io. Si immagini il pubblico. Ecco, anch'io mi sento inadeguato a intrattenere il pubblico senza annoiarlo. E su un tema che è proprio un tema letterario, anch'io mi sento scrittor pensato e punto eloquente, troppo legato alla necessità d'essere preciso, chiaro, semplice, essenziali, caratteristiche che forse con l'eloquenza non vanno sempre d'accordo. Spero che il nostro pubblico, Gianni, sia curioso e interessato al tuo punto da sopportarmi comunque. No, il pubblico ci ascolta e ci ascolta ben volentieri, anche perché ha sete di conoscere, perché molte volte noi ripetiamo per sentito dire e facciamo delle considerazioni pur non essendo degli addetti ai lavori. Io credo che le tue indicazioni ci metteranno nelle condizioni di capire effettivamente chi sono questi personaggi, ma nello stesso tempo anche di appropriarci di queste tue riflessioni. Nella puntata precedente abbiamo, come dire, guardato un po' alcuni scrittori che hanno caratterizzato il Novecento della letteratura calabrese un po' da lontano. Cerchiamo di avvicinarci adesso per guardarle un po' più da vicino, cominciando ovviamente sempre da quello che consideriamo il più importante, il più grande, cioè partiamo da Corrado Alvaro, no? E allora, Corrado Alvaro, abbiamo detto la volta scorsa, esordisce nel 1917 con Poesie grigio-verdi. Ovviamente non considerando come scritto letterario degno di essere considerato tale il famoso, tra virgolette, polse nell'arte, nella leggenda e nella storia che è stato e che è semplicemente, esclusivamente uno scritto puramente giovanile. Quindi esordisce nel 1917 con Poesie grigio-verdi.
seguono poi testi di narrativa, per esempio La siepe e l'orto del 1920, L'uomo nel labirinto, che vuole essere un romanzo, L'amata alla finestra, Misteri e avventure, La signora dell'isola, Genti in Aspromonte nel 30 ancora, Vent'anni, che è un romanzo sulla prima, sulla grande guerra, la prima guerra mondiale, Il mare, L'uomo è forte, che è un altro romanzo, siamo nel 38, e poi ancora Incontri d'amore e L'età breve nel 1946. Nel 1955 abbiamo 75 racconti. Ecco, questi sono testi, diciamo, di narrativa, un po' racconti e un po' romanzi. Poi ovviamente abbiamo opere postume di cui non ci occupiamo. Abbiamo la saggistica, quel libretto lì che ho accennato, Polse nell'arte, nella leggenda e nella storia, Luigi Albertini, che allora era il direttore del Corriere della Sera, quindi un libretto che si intitola appunto Luigi Albertini, un testo che è il risultato di una conferenza che si intitola La Calabria, che si intitola Calabria. Un altro testo che è un testo di, per le scuole, diciamo, elementare del tempo, che si intitola appunto La Calabria, e poi alcuni saggi, chiamiamoli saggi, dovuti ai suoi viaggi all'estero, viaggio in Turchia, Itinerario italiano, Terra Nuova, prima cronaca dell'Agro Pontino, I maestri del diluvio, viaggio nella Russia sovietica, Quasi una vita, che è un diario, Il nostro tempo e la speranza nel 52, e poi anche ancora delle opere postume. Ora, io voglio dire che Alvaro fondamentalmente è stato uno scrittore, è stato un giornalista. Fondamentalmente Alvaro è un giornalista. Mi spiego e chiarisco il mio concetto. Abbiamo visto, ho fatto una brevissima carrellata delle opere e possiamo dedurre facilmente, col senno del poi, abbastanza semplice la cosa, che è stato scrittore di versi, quindi un poeta, è stato scrittore di racconti, di romanzi e quindi un romanziere, è stato scrittore di teatro, di diari, oltre a Quasi una vita, poi postumo è stato pubblicato Ultimo diario, è stato un saggista, è stato un traduttore, ha tradotto dall'inglese, dal russo, dallo spagnolo, dal francese, ha tradotto anche il Vangelo di Marco, che implica ovviamente la conoscenza sia del greco che del latino. Ha collaborato a delle sceneggiature per dei film e per il cinema ha scritto anche dei soggetti, ma Alvaro è stato fondamentalmente un giornalista. Il fatto stesso che lui sia stato un giornalista e che ha scritto da tutta Europa non l'ha messo pure nelle condizioni di poter capire la cultura europea del tempo? Certo, certamente. Infatti le traduzioni da tutte queste lingue dimostrano quello che tu sottolinei, però io voglio continuare nel discorso dicendo che lui esplica la sua intensa e ininterrotta attività giornalistica, praticamente dal 1914, quando compaiono su una rivista alcune traduzioni di Tagore, sino al 1956, anno della morte, Alvaro non cessa mai di scrivere per i giornali. Scrive qualche volta nella veste di collaboratore occasionale, quasi sempre in quella di scrittore di terza pagina, di critico teatrale e cinematografico,
di critico del costume, di redattore e direttore. Corrado Alvaro è stato anche direttore di giornali, ha diretto Il Popolo di Roma dal 25 luglio all'8 settembre del 1943, ha diretto il giornale radio nel 1945 per alcuni giorni, ha diretto Il Risorgimento di Napoli dal 7 marzo al 15 luglio del 1947. È stato corrispondente e inviato speciale in molti paesi dell'Europa, in Turchia, ha scritto dalla Francia, ha scritto dalla Turchia, ha scritto dalla Russia, dalla Germania, moltissimo. Anzi, come corrispondente inviato speciale, diciamo che compie viaggi in Danimarca, in Svezia, in Francia, in Polonia, in Germania, in Turchia, in Russia. Praticamente passa attraverso il giornalismo non solo molto della sua prosa, ma anche la misura della sua capacità letterario-artistica. Praticamente Alvaro collabora a moltissime testate giornalistiche. Sarebbe interessante fare uno spoglio di tutti questi giornali, ma direi che umanamente è impossibile, perché al mio secondo la mia ricerca ha collaborato a più di 90 testate giornalistiche. Io indico solo alcune: sono giornali nel senso di quotidiani, oppure riviste che possono essere settimanali o mensili o trimestrali, eccetera. Quindi indico alcuni di questi giornali: Avanti, Becco Giallo, Brigata, Cinema, Civiltà Fascista, Corriere della Sera. Ha scritto per più di 3 anni sul Corriere della Sera, almeno 100-150 pezzi giornalistici. Corriere di Informazioni, Corriere Padano, 2 lire di novelle, Educazione Fascista, Fascio Repubblicano, Fiera Letteraria, Le Grandi Firme, Idea Nazionale, Italia che Scrive, Lavoro Fascista, Lettura, Mattino, il Messaggero della Domenica, Il Mondo. Ha collaborato sia al Mondo di Amendola nel 1922-1926, sia al Mondo di Pannunzio nel 1949-1966. Ha collaborato alla Nuova Antologia, a Nuova Europa, Nuovo Birichino Calabrese, Omnibus, 8900, al Popolo di Roma, a Primato, alla Revue Europeenne, al Risorgimento, alla Rivista Ligure, alla Rivista d'Oggi, allo Scenario, a Sipario, allo Spettatore, alla Stampa, il giornale al quale Corrado Alvaro ha collaborato di più per almeno 20 anni è La Stampa di Torino, pubblicando almeno un 800-850 pezzi, e dalla collaborazione alla Stampa io ho tratto la maggior parte dei pezzi che poi sono andati a formare quel grosso volume che si intitola, è stato pubblicato dalla casa editrice Bompiani col titolo Scritti Dispersi e con l'introduzione di Walter Pedullà. Quindi, come si vede, Alvaro è stato fondamentalmente un giornalista che in parole povere poi, in un secondo momento, ritornava sul suo
sui suoi lavori e da, diciamo, da questi pezzi giornalistici, tra parentesi, quando parliamo di pezzi giornalistici non escludiamo il racconto, la novella, per cui o il pezzo teatrale o alle volte ovviamente il pezzo di critica o il pezzo di costumi, di critica, il classico Elzeviro normalmente sulla terza pagina, esatto. Poi riprendeva questi pezzi normalmente, li estrapolava, li rivedeva, li correggeva, li aggiustava, li rendeva adatti, come normalmente giusto e come era normale, per la pubblicazione in volumi. E così è nato, sono nati le sue opere di narrativa per quanto riguarda le novelle in modo specifico. E mi riferisco a Gente in Aspromonte, mi riferisco all'Amata alla finestra, mi riferisco a Mistero Avventure, La signora dell'isola, che sono, fra l'altro, Mistero Avventure e La signora dell'isola sono i testi che maggiormente lo caratterizzano, lo inseriscono nel cosiddetto realismo magico di Bontempelli, di cui abbiamo fatto cenno poco fa. Ma io voglio continuare un po', non tanto a braccio, perché se no divento piuttosto dispersivo, ma seguire un po' un ordine strettamente critico, seguendo uno dei passi, dei pezzi che io ho pubblicato qualche decennio fa nel testo L'avventura e le marginazioni, scrittore calabrese del Novecento. In questo testo io mi soffermo anche su Alvaro, con il titolo Alvaro dei mosaici. E ovviamente, se tenete presente, se si tiene presente il discorso a cui ho accennato, cioè dell'Alvaro che scrive per i giornali, che scrive di poesia, di teatro, di cinema, di critica di costumi, di critica teatrale, di critica cinematografica, che scrive racconti e novelle, se si tiene conto di tutto questo, si capisce facilmente come moltissimi di questi racconti che appaiono man mano sui giornali poi vengono ripescati dallo scrittore, riorganizzati, curati e riproposti a seconda del periodo dei tempi in cui sono nati, a seconda della tematica che affrontano e che trattano, sono stati poi pubblicati in volumi. E allora andiamo a vedere un po' a questo punto come Alvaro presenta questi testi. Cerchiamo di vedere un po' l'aspetto linguistico-stilistico della prosa che caratterizza la sua narrativa, quindi mi soffermo per un attimo in modo specifico sulla narrativa, anche se il discorso può toccare benissimo anche la saggistica. Sostanziata da una frase lenta e analitica, precisa e corposa, allusiva e musicale, che sarebbe come dire da un fatto stilistico sostenuto alto, molta della scrittura di Corrado Alvaro si sdipana, ridotti al minimo gli enunciati narrativi e solo con qualche punta descrittiva, in una serie di piani argomentativi tesi da una parte a sconvolgere i parametri di spazio e di tempo dentro i quali di norma si raccoglie e si cala un racconto, una cronaca, un evento, e dall'altra parte a far coesistere in un contesto di reciproci rimandi il soggettivo e l'oggettivo, lo specifico e il generale, il tipico e il comune. Come bene sottolinea Vincenzo Paladino, Alvaro
rende nella sua narrativa dei racconti, nel modo specifico nei racconti, caratteristica che rimane sempre e comunque anche nel romanzo, e da qui nasce, tra virgolette, la difficoltà di Alvaro a fare il romanzo. Quindi, come bene sottolinea Vincenzo Paladino, Alvaro tende a rendere più un clima, un'atmosfera, un'introspezione psicologica che una vicenda, un'azione, una storia. Sicché il tessuto espressivo di Alvaro, della pagina di Alvaro, risulta lavorata a maglie concatenate, dove un pensiero richiama un altro pensiero, un'immagine ne evoca un'altra immagine, una figura si dissolve in un traslato, dilatandosi ed esaltandosi, e una locuzione dà ancora l'abbrivio ad altre notazioni, metafore, analogie, comparazioni. Praticamente Alvaro tende ad essere uno scrittore, tra virgolette, lirico. Io volevo interromperti in questo. Dire allora a questo punto che Alvaro, nel momento in cui descrive fatti, circostanze che lui ha potuto osservare, diventa in questo senso magico. Nel racconto. Stiamo parlando del racconto. Poi abbiamo il discorso della saggistica, che è un altro tipo di discorso. Nel racconto, ma vedi, il discorso dell'Alvaro magico, che si inserisce nel contesto del realismo magico di Bontempelli, è, diciamo, una specie di moda che viene fuori negli anni, diciamo, tra il 18, 20, diciamo, 25, 1918-25, in grosso modo, e poi sfuma, diciamo, nasce in questo periodo, si protrae sino al 30-32, 34 così, ma diciamo che viene superato dalle mode che si incalzano, e poi ogni autore cerca, nel seguire le mode, cerca inconsciamente sempre e comunque la propria strada. Quindi è quello che ha fatto Alvaro. E perciò diventa poi pure grande quando noi andiamo ad analizzare Gentile Aspromonte. Su Gentile Aspromonte bisogna fare un discorso. Ecco, io, a me piacerebbe, non so se è possibile, perché avrei necessità di almeno, diciamo, di 2-3 lezioni per settimana, per almeno un anno, per almeno 6-7 mesi, per far capire certi aspetti della letteratura in generale, e in modo specifico di un autore, che può essere Alvaro, può essere La Cava, può essere Seminara, come può essere Umberto Eco, come può essere Moravia, come può essere Pasolini, Gadda, insomma, cioè ogni scrittore ha le sue peculiarità che vanno focalizzate nei particolari, che vanno focalizzate nei particolari, per cui parlare in generale di un autore, parlare di grandezza o parlare di limitazioni di uno scrittore, sono problemi, sono aspetti piuttosto generici, per cui sarebbe opportuno soffermarsi in modo specifico su dei dati concreti. Cioè, Gentile Aspromonte, tu mi sposti il discorso, ma io lo faccio volentieri, perché cercando di fare una parentesi, poi magari... Ma ritornare, non peraltro, perché chi ci ascolta, ecco, vuole parlare, di quelle cose intanto, di cui ne ha sentito intanto, sempre parlare. Intanto, Gentile Aspromonte, come dire, è un testo complesso, è un testo di racconti, e si tratta di 8-10 racconti, con precisione adesso non ricordo, brevi, di 3-4 pagine,
ciascuno, e poi di due racconti lunghi. Il primo di questi racconti lunghi si intitola a sua volta Genti in Aspromonte, d'accordo? È un racconto di circa 100 pagine, diciamo. Poi c'è l'ultimo racconto di Genti in Aspromonte, mi sembra si intitoli 24 ore, ma posso anche sbagliare il titolo del racconto, che è un racconto lungo, diciamo, di 20 e più pagine. Nel mezzo ci sono 8-10 racconti brevi di 3-4 pagine ciascuno. Ora, Genti in Aspromonte, racconto lungo che dà il titolo a tutta la raccolta, è un testo, tra virgolette, un po' affaticato, un po' frantumato, praticamente come era costumanza di Alvaro, che non reggeva al discorso lungo, per questo dico che bisogna andare con i piedi di piombo. Dicono, si dice, la critica afferma, mi ricordo che questa è stata un'espressione che mi ha sottolineato Saverio Strati, Corrado Alvaro non è riuscito a fare il romanzo. Detta così, la frase può scandalizzare. Da un certo punto di vista può essere vero, perché il romanzo, cioè il respiro lungo del romanzo, non era di Corrado Alvaro. Alvaro aveva il respiro, aveva alti e bassi, no? Aveva il respiro breve del racconto breve, educato sulla necessità di scrivere ogni settimana un pezzo, quindi un racconto per i giornali, perché doveva vivere. Quindi ciò non toglie che la bravura di Corrado Alvaro sul racconto breve possa essere più importante, molto più, come dire, bravura della bravura del romanziere dal respiro lungo. Non so se mi sono spiegato. Boccaccio non è meno grande di Manzoni, e Boccaccio col Decameron, che è una raccolta di racconti, e Alessandro Manzoni principalmente con I Promessi Sposi, che è il primo grande romanzo della letteratura italiana, diciamo moderna, non so se mi sono spiegato. Quindi quando dobbiamo, ora noi, diciamo, parlando, che parlando di Genti in Aspromonte, quindi noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a focalizzare il testo, a come dire, a suddividerlo, a soffermarci sul racconto lungo e vedere dove Alvaro ha preso da vari giornali e ha cucito nel testo dei pezzi, perché ha fatto questo, per cui il racconto non ha quella scioltezza, cioè non ha quella ispirazione di getto che normalmente ha lo scrittore. Quello che la critica che scrive, ha posto più di una volta all'attenzione, mentre nel racconto breve poi quei 8-10 racconti brevi di Genti in Aspromonte sono tra i più belli racconti di tutto il Novecento italiano, insieme alla raccolta L'amata alla finestra e ad alcuni racconti sparsi di 75 racconti e della moglie i 40 racconti. Mi sono spiegato? Quindi io vorrei che non si parlasse genericamente Alvaro il grande Genti in Aspromonte. Alvaro è grande, ha la sua dimensione di un grande scrittore nel racconto breve. Ma questo è di ogni scrittore, è di ogni scrittore. Verga, il grande Verga, raggiunge il suo culmine con I Malavoglia, d'accordo? Se andiamo ad analizzare per esempio i cosiddetti romanzi giovanili, con i quali aveva avuto un grande successo di pubblico, per esempio Eva, Tigri Reali, Eros, Storia di una Capinera, qual'altro? Ned è un racconto che non c'entra. Ebbene, tutti questi romanzi oggi, di fronte alla critica attuale, non reggono più, scompaiono. Ma anche Nedda, un famoso racconto che fa da anello di congiunzione tra il Verga giovanile e il grande Verga dei Malavoglia e dei Mastro Don Gesualdo,
È un racconto, ripeto, Ledda, che lascia molto a desiderare. Quindi parlare in modo generico mi sembra che sia la cosa meno... Ma noi meno, questo cerchiamo di porre. Meno nel momento in cui si parla di lingua e di letteratura calabrese, ma inserita in un contesto più ampio, di capire molte volte che ripetiamo delle cose per sentire dire, ma che non abbiano poi un connotato. Sarebbe opportuno che noi anche calabresi... questo è il discorso che tu stai ponendo, ecco, tra romanzo, cioè tra racconto lungo e breve, come in alcuni momenti assurge a vera e propria letteratura, ma mentre in altri momenti, per esempio, se scavi lo stesso linguaggio. Insomma, io mi sposto dal programma che mi ero fatto e un po' ti seguo perché mi esorta e mi pungi e quindi mi stuzzichi. Per esempio, vent'anni, diciamo, dopo L'uomo nel labirinto, che purtroppo non ha avuto un buon successo di pubblico e di fatto non era un romanzo insomma, da poter coinvolgere né il grande pubblico né la critica. Vent'anni, diciamo, il primo romanzo tra virgolette sostanzioso che pubblica Alvaro, siamo negli anni 30, nel 1930, è un romanzo sulla guerra del 15-18. Quando Alvaro negli anni 50, a distanza di circa 20 anni, ritorna su questo romanzo, taglia almeno un centinaio di pagine. Che cosa vuol dire questo? Che lo stesso Alvaro si rende conto della poca riuscita di quel romanzo e cerca di correre ai ripari. Quindi noi non possiamo parlare in assoluto di grande, di non grande, di piccolo, di immenso. È banale fare questo tipo di discorso. Intanto dovremmo abituarci, noi calabresi i primi. Io ho notato spesso che quando, per esempio, toccando il discorso, sempre su Alvaro, il discorso politico, e sia io sia Walter Perullà, reduci della pubblicazione di 1250 pagine di scritti dispersi, abbiamo fatto vedere quel volume. Abbiamo avanzato la lettura di un Alvaro compromesso col fascismo. Apriti cielo! Ma signori miei, noi facciamo i ricercatori. Io non posso scoprire un soffio al cuore e dire che non c'è. Se sono un medico e scopro nell'ammalato un soffio al cuore, e devo dire: stai attento, tu hai il soffio al cuore. Ma è un primo momento dove si era avvicinato e aveva scritto pure per i giornali del tempo. Il discorso di Alvaro col fascismo è un discorso ancora tutto da scrivere. È un discorso da scrivere. Io personalmente ho notato, ho trovato dei compromessi di Alvaro, appunto, c'è scritto, ci sono scritti, c'è il testo, scritti dispersi, i signori lettori e i signori critici si leggono scritti dispersi, 1250 pagine, troveranno in queste pagine delle pagine in cui, nelle quali e con le quali Alvaro si compromette col fascismo. Ma questo è poco, tra queste pagine non troveranno un pezzo che per carità di patria ho escluso, dove la compromissione col fascismo è insomma grave. Quindi continuare a sostenere questa purezza di Alvaro non ha senso, perché la storia, i fatti, non è nella logica del ricercatore fare una cosa del genere. Se non scopro io un aspetto, sia esso positivo sia esso negativo, insomma, io ho dedicato 20 anni dei miei studi ad Alvaro, nessuno ama Alvaro più di me, ma se io trovo degli aspetti negativi, diciamo negativi, perché queste catalogazioni non è che vadano tanto bene. Era figlio del suo tempo, potremmo definirlo così. Ma sì, certo, anche se noi abbiamo avuto degli scrittori, grandissimi scrittori come Pirandello, che è stato fascista, come non so, Rosso di San Secondo, che è stato fascista, come
Curzio Malaparte che è stato fascista, come Bontempelle che è stato fascista, noi abbiamo anche avuto persone che per contrastare il fascismo si sono fatte ammazzare, o hanno dovuto abbandonare le cattedre e andare all'estero, sono dovute scappare dall'Italia, hanno perso il pane. Quindi noi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. E poi anche quando io so che Pirandello è stato un fascista, io guardo l'aspetto letterario artistico di Pirandello e so che è un grande scrittore. L'aspetto sociale mi interessa molto relativamente, ognuno poi può fare le sue scelte, è scontato, anche se il fascismo di Pirandello è stato più un fascismo teorico, perché è stato iscritto d'ufficio, si può dire, nel partito, ma sono problematiche che vanno affrontate singolarmente e focalizzate da vicino, perché altrimenti corriamo il rischio di generalizzare. Ecco, a me piacerebbe che noi calabresi imparassimo ad essere oggettivi e poi ricordarci che i libri, i testi, la critica fa un lavoro importante, va bene, e col passare del tempo i critici scoprono sempre più notizie, più fatti storici, per cui hanno la possibilità di ricostruire la personalità di uno scrittore con più obiettività. Anche e questo poi, essendo passato pure del tempo, logico, si è scevri dai, è logico, perché da tentazioni. Se io scopro delle lettere di Alvaro, d'accordo, che scrive, insomma, c'è un certo dunque, non vorrei sbagliare ancora, sbagliarmi. Aspetta, mi dimentico il nome. Ma lo troveremo nell'altro, del tempo. Nell'altro testo, mi sembra Diego Valori. Il quale è vice direttore del Corriere della Sera a Roma e a un certo punto è fascista e a un certo punto raccomanda Alvaro in modo sviscerato. Ora, insomma, questa raccomandazione da dove nasce? Da una vicinanza. Da dove nasce? Ora, non mi sono mai spiegato come Alvaro durante la seconda guerra mondiale diventa ricercato dai tedeschi. Sino a qualche anno prima pubblicava con le riviste fasciste, aveva dei premi, era insomma tra virgolette amico di Bottai, ministro degli interni, eccetera. Io sì, ho preso atto di una fotografia dove Alvaro è col Pizzo e una carta d'identità dove lui compare col Pizzo e diciamo camuffato e imboscato con il nome di Giorgi Guido, qualcosa del genere, Guido Giorgi mi sembra. Ma da dove nasce questa carta d'identità falsa e perché? Quali sono i dati storici? Da ricercatore io cerco i dati storici, cerco i dati storici. Ma poi ci potrebbe essere un'altra tesi, se uno pensa può confutare. Però mi pare che non ci sia stato è tutto un confronto, quindi voglio dire, e la ricerca che va la figura di Alvaro è la figura di un grande scrittore nostro, rispettabilissimo, che ancora deve essere definita. Ciò non toglie che Alvaro già ha raggiunto una sua collocazione di grande scrittore nel campo del racconto breve, che può essere accostato ai più grandi del Novecento in Italia.
E mi sembra un risultato molto importante, molto importante. Non necessariamente deve essere un eroe, come nessuno di noi deve essere un eroe, ognuno vive la vita che vive, d'accordo? Se è un eroe, tanto di guadagnato, se verrà fuori che è stato un eroe, tanto di guadagnato ancora, se verrà fuori che, per esempio, noi sappiamo, abbiamo la notizia data da Alvaro stesso, che lavorava a un poema in versi liberi intervallato da poesie singole, giocato su 10.000 versi. Ebbene, di questo poema non si sa nulla, è scomparso, può darsi che un domani verrà fuori. Quindi gli studiosi lavorano su questi temi e avranno la possibilità anche di scoprire sempre delle nuove cose e di definire a tutto tondo la figura di uno scrittore. Ma tutto ciò poi giova, non soltanto per conoscere l'autore in sé per sé, ma anche a noi stessi. Ma quando noi abbiamo... Ripeto, io non so quanto manca poco, forse non faccio in tempo a fare. No, ma noi ritorneremo su questi argomenti. Noi volevo dire un'altra cosa, Mario, perché noi poiché dovremmo avere pure fare un discorso esaustivo su Alvaro. La prossima settimana, arriveremo alla stessa conclusione. Anziché parlare di un altro, noi ci soffermeremo più a lungo, in modo tale che anche chi ci ascolta da casa abbia una visione chiara, scientificamente corretta, criticamente avveduta di quello che noi andiamo a proporre. Ma vorremmo dire, per concludere, perché il tempo è anche tiranno, Orazio diceva fuggi terribile tempus, per quel che riguarda Alvaro e la Calabria, prendendo come punto di riferimento una delle opere, per far capire Alvaro con la sua terra, che potrebbe essere Polsi. Anche Alvaro, se il discorso non lo portiamo esaustivo. Ma Alvaro, come La Cava, come Seminara, come Saverio Strati, è impastato di Calabria e di calabresità. Ma di soltanto Polsi, per esempio, perché Polsi nell'arte, nella leggenda e nella storia è uno scritto giovanile del 1912, e perciò piace, ma è immaturo, insomma è immaturo, uno scritto dal punto di vista linguistico-stilistico che non regge, e anche la tematica trattata è trattata in modo giovanile, insomma. Ma se tu prendi Gentina Aspromonte, il testo, tutti i racconti, per esempio La pigiatrice d'uva, Il rubino, c'è un racconto, Il rubino, che è bellissimo, fantastico, fa parte della raccolta Gentina Aspromonte, di un emigrante in America che va a lavorare, lavora 5 o 6 anni, fa un po' di soldi, poi non regge più a stare lontano dal suo paese, raccoglie quello che ha per tornarsene a casa, e per la prima e ultima volta in vita sua prende un taxi per farsi portare al porto, per rimbarcarsi sulla nave per l'Europa, quindi per l'Italia e per San Luca, per arrivare a San Luca. E a un certo punto si guarda attorno, mentre il taxi lo porta al porto, si guarda attorno per imprimersi nella mente quei paesaggi americani che non avrebbe mai più visto in vita sua, e così distrattamente muove le mani sul sedile del taxi, e a un certo punto trova una pallina di vetro, d'accordo? La prende, la guarda, se la mette in tasca e dice: la darò a mio figlio per giocare alle nocciole, per me faccio un ballo e i castelli e i nucilli. Mi sono spiegato? E basta. Il giorno dopo tutti i giornali
di americani vengono fuori con una notizia in prima pagina: perso il rubino più prezioso d'America, eccetera, eccetera. Se qualcuno ebbene. Il rubino era quello trovato dagli emigranti, il quale torna in Calabria, va al paese, cerca di mettere su un negozio di rivendita di genere alimentare, di vino, eccetera, dà il rubino al bambino perché giochi alle nocciole, il bambino gioca alle nocciole sino a quando perde il rubino. E questo signore che era emigrato, tutta la sua vita l'aveva impegnata a cercare un po' di fortuna, aveva avuto la più grande fortuna di tutti i tempi nelle mani e non si era reso conto che lascia un amaro in bocca al sapere che insomma, ecco, questi sono i gioielli di Alvaro, la pigiatrice d'uva oppure coronata, eccetera, eccetera. Questi racconti che sono dei flash bellissimi e che hanno come sfondo la Calabria e che hanno come protagonisti la Calabria. E poi l'amata alla finestra, la moglie ai 40 racconti, 75 racconti, è intessuto per lo più di racconti che hanno come protagonisti emigranti calabresi, il mondo calabrese, ma anche la saggistica. Se tu prendi un treno nel sud, d'accordo, ci sono pezzi di un treno del sud che fanno, come dire, commuovono il lettore per quella accorato sentimento d'amore che traspare dalla pagina per la Calabria. Ma noi queste cose vogliamo sapere. Ora, vogliamo scoprire questo aspetto. Poi è vero come è vero che i romanzi di Alvaro, ripeto, hanno dei difetti di struttura, perché lui è abituato a cucire nel testo dei pezzi che aveva utilizzato per i giornali e che alle volte si adattano alla perfezione alla narrazione che viene tessendo, altre volte invece si slega, si nota come una sutura, per cui il lettore attento, normalmente il lettore normale difficilmente coglie queste caratteristiche, queste particolarità, insomma, difficilmente le coglie, il lettore smaliziato invece no. Fermo restando poi che un testo sia che riguardi il racconto breve, quindi il genere letterario racconto o il genere letterario romanzo, è molto relativo. Il testo non è fatto solo di storia, cioè di una storia raccontata, dell'episodio, dei fatti che vengono raccontati. I fatti in questo caso incidono, diciamo, a voler essere magnanimi, nella misura del 10%. Dalla regia ci hanno chiamati al dovere. La prossima settimana continueremo su Alvaro, allora. La prossima settimana cerco di riprendere il discorso che non ho mai fatto fare su Alvaro, per fare una distinzione, per mettere in evidenza come nascono certe opere saggistiche con pezzi giornalistici e come nascono certe opere di narrativa, certi racconti con opere giornalistiche. E questo è quello che noi vogliamo capire, perché che se ne possa dire, amici telespettatori. Io ho parlato con l'assessore alla pubblica istruzione Gioiosa Ionica la settimana scorsa, ho detto che avremmo dovuto fare, specialmente voi altri avreste dovuto essere invitati a dare un senso a questo 60° anniversario. La regione Calabria ha speso un sacco di soldi, a mio avviso, si parla di 150-180 euro, però
tranne quell'apertura dell'anno scolastico, mi pare che questi discorsi che connotano lo studioso, il ricercatore, e però danno anche un senso a riscoprire e saper rileggere in chiave critica Alvaro, non è venuta a galla. Ecco per quale motivo io ringrazio il professor Estrati, il quale, lui ha parlato di quel libro che ci ha fatto vedere la volta scorsa, quegli inediti che sono raccolti in un quel volume, non era un libro che era un vocabolario, 1250 pagine, un volume che sicuramente le biblioteche comunali dovrebbero avere, in modo tale che chi deve fare ricerca abbia un testo alquanto critico che delinea la figura dello scrittore di casa nostra. La prossima settimana, il prossimo venerdì, noi continueremo e parleremo di Alvaro, perché da tante sfaccettature noi possiamo venire in possesso di queste idee. Capire anche in termini molto pratici quel linguaggio scientifico, critico, ma posto in questi termini, può diventare anche far parte del patrimonio della nostra cultura. Ecco perché le lezioni, io ho detto proprio questo tipo di discorso da fare al professor Estrati. Noi dobbiamo cercare anche attraverso il sistema televisivo riproporre anche dalle nostre parti quello che in America facevano in altri tempi, quelle lezioni americane che con Brunner hanno costituito anche un modo nuovo di capire la pedagogia o la psicopedagogia, e capire che noi dobbiamo rimboccarci le maniche se vogliamo dare un senso ed una dimensione alle realtà che andiamo di volta in volta ad affrontare. La prossima settimana continueremo a parlare di Alvaro. Io ringrazio Mario Estrati per la sua grande disponibilità e per quel percorso che faremo insieme in questo tempo. Amici telespettatori, vi ringrazio di aver voluto sintonizzare sui nostri canali, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e arrivederci a venerdì prossimo ancora su Alvaro. La buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.